Ok, signore, il punto è questo. Grazie, Charlie. Che emozione. Quasi mi sembra un sogno, un relitto di 400 anni fa, pazzesco. Di 400 anni fa è spagnolo, per la precisione. Mai visto finora e tantomeno fotografato. Credi sia carico d'oro o è solo una vecchia leggenda? Ti prego, dimmi che ho una batteria di ricambio. Ehi, Alex. Secondo te che direbbe papà se sapesse che ho preso il brevetto da sub? Credo che gli farebbe piacere. Ehi, Charlie? Sì? Com'è la visibilità? Almeno 25 metri. Ah, così mi piace. Le foto saranno perfette. Oh, quanto è eccitante, la mia prima vera immersione. Lo so, è bello farla insieme. Oh, sì, sono molto meno nervosa. Non devi esserlo. Sta vicino a me, ok? Andrai alla grande. Vedrai che ti divertirai. Ok, ragazze, ci siamo. Sei pronta? Andiamo. Sono meravigliose, Alex. La composizione è perfetta. Grazie. L'attenzione al dettaglio, squisita. Grazie. La luce è quella di un dipinto. Non so cosa dire, Sharon. È uno dei miei lavori migliori. Ma a 2 giorni di ritardo. Lo so, ma volevo che le foto fossero perfette. Ho usato quelle di Ben dei frutteti svizzeri. Cosa? E sai che non volevo usare le sue foto dei frutteti. Sai qual è il tuo problema? No, ma stai per dirmelo. Ecco, tu sei troppo perfezionista. Io ho sempre pensato che il perfezionismo fosse una gran qualità. Che ti ho detto la settimana scorsa? Hai detto che queste foto potevano farmi ottenere il posto di direttore creativo. Esatto. Hai tante fantastiche idee sul tipo di storie di cui occuparci. E so che muori dalla voglia di avere più controllo creativo. Ma come posso affidarti la gestione di un numero quando non rispetti neanche le scadenze? Sai cos'è questa? L'elenco delle scadenze saltate? Divertente. È il curriculum di Ben Watson. Anche lui vuole essere direttore creativo. Ben Watson? Oh, andiamo. Sharon, se mi hai detto che ha un occhio migliore di Ben. E poi la maggior parte delle sue foto non vengono pubblicate. A parte quelle degli alberi di mele. Sai cosa lui che tu non hai? Organizzazione e disciplina. Sharon, la riunione sta iniziando. Arrivo subito. Adesso, se vuoi scusarmi... La storia di copertina per il numero del 30° anniversario è sfumata e devo inventarmi qualcosa in fretta. Stavo pensando ai 30 panorami più belli o qualcosa del genere. Non lo so, mi verrà in mente. Ecco, guarda qua, sono organizzatissima. Regali per i 30 anni di matrimonio. Perle. Perle famose. La leggenda della perla blu polinesiana. La perla blu... Ciao, Alex. Ben, ciao. Congratulazioni per le tue foto in copertina. Grazie. Sì, grandiose. Posso aiutarti, anche se ho un po' da fare. Sharon ti ha detto della mia proposta per il numero dell'anniversario? No. Chandenya. Che cos'è? È un'altura in Cina che sputa fuori un sasso a forma di uovo ogni 30 anni. Perfetta per il trentennale della rivista, non credi? È pronto? È mia sorella. Adesso, scusa, devo... sì, come stai? René, hai... I turisti hanno cominciato a venire in massa alle Figi per cercare la perla dopo l'uscita del bestseller Perla in Paradiso. Anche se nessuno l'ha mai trovata, i locali pensano che la perla sia da qualche parte nelle foreste pluviali di Viti Levu. Quando esce il nuovo libro, Colin, se posso chiederlo? Certo che puoi, grazie, Molly. Ho consegnato la versione definitiva all'editore, calcolando note e revisioni, probabilmente per metà febbraio. Hai già deciso il titolo? Sì. Tesori a Taipei, ma shh, non dirlo a nessuno.
Blake Montoya va in Asia, è forte. Così non dovrò andarci io, basterà leggere il libro. Esatto. Scommetto che tu ci sarai stato un milione di volte. Il solito dolcetto al lampone? Aspetterò che la mia agente sia qui, dovrebbe arrivare a minuti. Ok. Ti ringrazio, Molly. Ti chiamo fra 10 minuti. Colin Page, piacere di conoscerti. Tu chi sei? Rita non te l'ha detto? Sono Derek Foster e d'ora in poi lavorerò a stretto contatto con te. Rita è la mia agente da 10 anni. E adesso mi passano a un agente alle prime armi? No, lei rimarrà al corrente, solo potrà concentrarsi su clienti che hanno bisogno di più attenzione adesso. Tu puoi fidarti, però. Sei in buone mani. Cosa le porto, signore? Cappuccino scremato con doppia schiuma e dolcificante. Non li facciamo qui, abbiamo solo del normale caffè. Tu cosa bevi? Tè nero, biologico, dello Sri Lanka. Se lo porta da casa. È solo un caffè normale, doppio dolcificante. Non voglio dirti bugie, sono un tuo grande fan. Davvero? Certo. Hai avuto un paio di incredibili successi. Perla in Paradiso ha venduto 23.000 copie in una settimana. È impressionante. Impressionante 8 anni fa. Ok, 8 anni fa tu eri al liceo. Sono più saggio dei miei anni. Comunque con gli ultimi 3 libri hai avuto un crollo drammatico. Beh, addirittura, io non direi drammatico. Dai dati che ho, gli ultimi 2 hanno venduto a malapena abbastanza da restare in libreria. Online è andata anche peggio, solo 2.000 download per Diamanti a Dubai. Che succede, Sippy? Dimmelo. Cosa sei, il mio terapista adesso? Senti, ho letto il manoscritto di Tesori a Taipei. Ed è evidente perché non lo pubblicheranno. Oh, scusa un secondo, cosa? Vuoi dire che l'hanno rifiutato? L'editore ha detto che era un'antologia dei tuoi vecchi successi, solita vecchia roba. Lei vuole novità, vuole freschezza e io sono d'accordo, tu hai preferito essere prudente. Nessun manoscritto era stato rifiutato da Rita. Prova a riscriverlo. Sbarazzati di Blake Montoya e crea un nuovo personaggio che rischia di più. Non posso eliminare Blake Montoya. Ai fan piace Blake Montoya, adorano Blake. Non leggeranno 300 pagine per conoscere un altro, devo chiamare Rita. Rita mi ha chiesto di aiutarti a trovare un nuovo approccio. Dobbiamo reinventarti come autore. Fidati di me e ti aiuterò a tornare in pista. E se non lo faccio? La casa editrice ti mollerà. E anche Rita. Che bello. Sharon, guarda qua. Qual è il tradizionale regalo per i 30 anni di matrimonio? È una domanda retorica o vuoi sul serio una risposta? Perle. Perle per la copertina del numero speciale. C'è questa rara perla da qualche parte alle isole Fiji. Una perla blu, la troverò e farò un reportage fotografico. E come ci riuscirai? Bella domanda. C'è questo tale Colin Page che ha scritto un romanzo d'amore e avventura circa 8 anni fa, un bestseller internazionale. Perla in Paradiso, sì. Adoro quel libro. Ok, nella prefazione afferma di essere la sola persona che sa dove sia la perla. Fantastica idea, Alex. Tu farai le foto e lui scriverà. Chiama il suo agente e vedi quando può partire. No. Problemi? Beh, volevo solo chiamarlo, intervistarlo e poi partire da sola. È un autore di bestseller, immagini che articolo ne verrebbe fuori. Ma io avevo immaginato una sorta di racconto fotografico del mio viaggio dentro la foresta in parallelo con il mio viaggio emozionale. Io farò le foto e lui scriverà. Grande idea, sono d'accordo con te. Hai letto il libro? Certo, sì. Leggilo, è meglio. Sì. Ehi, Sharon, senti, lo so che ho combinato un pasticcio. Ma se ti dimostro che sono abbastanza disciplinata e organizzata da farcela, mi darà il posto di direttore creativo? Di certo saresti in vantaggio. È un sì? È un vantaggio. Mi accontento. Ci conto. Io non andrò alle Fiji. Ma no, è che sono occupato. Non ho 6 giorni per girovagare nella foresta pluviale cercando una perla. Lo so che sei un casalingo, ma Natural Discovery ha 2,5 milioni di lettori. Cioè 2,5 milioni di persone che sapranno che sei un grande scrittore e 2,5 milioni di persone che compreranno Taipei quando uscirà. È solo che... è una pessima idea. No, è un'ottima idea. Tu sai dov'è la perla, va a prenderla. Un secondo... Non ti sarai inventato la storia della perla, vero? No!
No, no, o meglio, io non l'ho vista, ma sono sicuro che esiste. E sai dove è sepolta? Sì, beh, sì, ma magari ho romanzato un po' quella parte, solo un pochino. Insomma, io so all'incirca dove si trova. Stiamo parlando di metri o di chilometri quadrati? Senti, non lo so. Sai trovarla su Google Maps? Ascolta, non potremmo abbandonare l'idea di questo articolo, per favore. Ascoltami, CP. CP no, ti prego. Ti ho detto che non importa quanto è forte la ristesura se non si vende. Quest'articolo ci serve per salvarti la carriera. C'è una donna che avevo sentito, si chiama Sirita. Visto? Ecco fatto, va a parlarci. Ci ho già parlato, non è questo. Lei ha un diario che aveva scritto il suo bisnonno in cui magari... Ci sono informazioni su dove è sepolta la perla, ma non lo so perché non l'ho mai convinta a mandarmelo, quindi... Non hai mai visto il diario? No, il suo bisnonno era inglese, per vivere raccoglieva molluschi nel fiume Navua. E a quanto pare trovò la perla blu, di cui parla la leggenda. Dunque sarebbe l'unica persona ad averla mai vista, perciò... Grande! Forse lei sa dove sia, in pratica l'hai trovata. Ti inoltro il biglietto, partirai domani. Pronto? Fiji. Sicura di poterti occupare di casa mia per la milionesima volta? Ma certo. Ehi, hai visto i miei calzini di lana merino? Non ho idea di cosa tu stia parlando. Trovati! Secondo la leggenda, la perla proviene da una conchiglia che non è un'ostrica, il che la rende più rara. Sì, lo so. Come farai a trovarla? Qualche mappa, una guida esperta e un pizzico di fede. E cosa ci farai dopo? Credo che la donerò a un museo delle Figi. Sì, le persone devono vederla. E poi, non mi importa dei soldi, voglio solo la promozione. Perché ci tieni a diventare direttore creativo? Me lo spieghi? Sarai a casa molto più spesso, non viaggerai molto, ti occuperai dello staff. Lo so, René, ma adesso voglio ispirare le persone a cercare l'avventura. Sai, vedere il mondo, fare esperienze, provare cose nuove. Così come papà ha ispirato me, no? Sì, già. Sì, certo. Aspetta, stai dicendo che i tuoi giorni da giramondo sono finiti e sei pronta a sistemarti? No. Ok, allora senti qui. Se una coppia trova questa perla insieme, è vero amore e sono destinati a sposarsi. Cosa dicevi dell'uomo con cui partirai? Smettila. So dove vuoi arrivare. Ecco, questo è il suo libro. Un'avventura di Blake Montoya. Ok, se questo tizio afferma di essere l'unico a sapere dov'è la perla, perché non se l'è portata via? Ah, non lo so. Glielo chiederò. Magari l'ha fatto, ma non l'ha detto a nessuno. Beh, io so solo che tutte le mie ricerche sulla perla mi portano a questo scrittore, quindi, a quanto pare, è lui l'esperto. Fatto. Ta-da! Sono 16 ore avanti alle Figi, quindi ora sono le 9:30 di mattina. Forse è sveglia. Pronto? Ciao, Sirita, ciao. Sono Colin Page, ti ricordi? Colin, che piacere sentirti. Come va a New York? Beh, New York è New York. E lì alle Figi? Bello come sempre. Fantastico. Ok, ricordi che quando parlavamo mi dicevi di venire alle Figi a fare ricerche per il libro? Certo, chi se lo dimentica? E ti ricordi di aver detto che se fossi venuto alle Figi mi avresti mostrato il diario del tuo bisnonno? Fammi indovinare. Stai venendo alle Figi? Esattamente. Fantastico, finalmente darò una faccia alla tua voce. Vale anche per me, finalmente. Colin, non so dove sia finito quel vecchio diario. Non lo tiro fuori da anni. Oh. Io penso di arrivare tra un paio di giorni. Tu per caso puoi cercarlo?
Farò del mio meglio. Grazie, sei molto gentile, Sarita. Non vedo l'ora di incontrarti. Anch'io. A presto. Scusi, credo sia la mia. Scusi, ma forse è la mia, è come le altre. Sono sicura al 100%, c'è il mio nome, c'è una targhetta. Anche sulla mia c'è una targhetta con il mio nome, ma deve essere qui, vediamo un po', forse... Ah. No, non c'è. Ok, ecco. E perché non la apriamo? Quelle targhette si staccano sempre. Intende qui? E dove, se no? Io non ho tanto tempo, devo... Oh! Ah! Sì, eccola, è la mia, c'è il mio nome. Ok. D'accordo. Fisci. Taxi! Salve! Arrivo, un secondo. Salve! Ah, grazie. Ah, ok. Taxi! Benvenuta! Grazie! Finaka! Non succederebbe mai. L'ho registrata, signorina Anderson. Ah, la ringrazio. Grazie a lei. Ha bisogno di qualcosa? Sa dirmi se Colin Page è già arrivato? Ora controllo. Grazie. No, ancora no. Posso lasciargli un messaggio? Colin, non vedo l'ora di cominciare questa avventura con te. Incontriamoci nella hall domani mattina alle 8 per la colazione, Alex. La festa è appena cominciata, il vostro Easy Kelly di Jerry vi farà ballare. Ovviamente fici stai. D'accordo. Tanti saluti alla ristesura. Barista? Sorprendimi. Ok, salve, mi scusi, questo rumore sa se continuerà per tutto il giorno. Ehi, alla fine hai trovato la valigia, a quanto pare. Avevo ragione io, no? Era la mia. Scusa. E inoltre, per la cronaca, mi hai anche rubato il taxi, ma non fa niente, dai. Cosa? Quando mai? Che cosa avevi? Non ne ho idea, ma è davvero buono. Ne vuoi uno? No, sono tipo da te io. Cosa sei? Tè. Io bevo tè. Tè? Con questo clima? Oh, con qualunque clima. Sì, no, in ogni caso devo tornare in camera e lavorare un po' prima di imbarcarmi domani in una cosa ridicola. Come torni in camera? Sei nel bel mezzo del paradiso qui. Barista, mi porti uno di questi? Grazie. Ok, visto che hai preso il comando, agli ordini. Sì, cerca di rilassarti. Dimmi di questa cosa ridicola che devi fare domani. Ok. Sì, ecco, sono uno scrittore. Mm-hmm. E
8 anni fa ho scritto un libro per la Imparaviso e così domani dovrò andare a fare un'avventurosa escursione nella foresta con una fotografa che non conosco per aiutarla a scrivere un articolo per una rivista che non leggo. Grazie. Wow! Sei Colin Page. Sì, esattamente. Hai letto il mio libro? Sì. Ah. Sì, a dire il vero lo leggevo proprio 5 minuti fa. Guarda, che coincidenza. E che cosa ne dici? Non riuscivo a smettere di leggerlo. Grazie, un bel complimento. Prego. E tu sei? Sono Alex Anderson, fotografa del Natural Discoveries Magazine. Già. O meglio, la tua partner in quella cosa ridicola. Io non... dicevo... Certo. Ok, un secondo, ricominciamo da capo, ti va? Tu sei Alex Anderson, la famosa fotografa del Natural Discoveries Magazine? Perché sono un tuo grande fan. Oh, davvero? Sì, certamente. Sì, sono serio? Non scherzo, okay. Io... quando ho saputo che dovevamo fare questo servizio insieme, sono andato su internet e ho guardato i tuoi ultimi lavori e secondo me hai un grande talento. Beh, grazie. Però non capisco niente di fotografia. Hai davvero letto il mio libro? Sì, l'ho letto. Sì? E che ne dici? Ho pensato che Blake Montoya fosse un personaggio eccezionale. Dai. Sì, è attraente, in gamba, sa sempre cosa dire, è praticamente l'uomo perfetto. Capisco perché donne di tutto il mondo amino questo libro. Secondo me certi dettagli tecnici sono assurdi, ma questo è... Scusa, quali dettagli? Hai tutto il giorno? Tutto il... Sto scherzando. Ah. Uno scherzo. Come fai a sapere dov'è la perla? È un'informazione riservata. Non posso rivelare le mie fonti. Come? Già. Non me lo dirai. No, ma ti farò vedere. Ok, rispetto la tua discrezione. Almeno puoi dirmi com'è fatta? Ecco, non lo so com'è fatta. Cosa? No, io non l'ho mai vista, non so quanto è grande, né di che colore è. Ho inventato tutto per il libro. Ma perché non l'hai presa la prima volta che sei andato alle Figi? Beh, è questo il punto, Alex. Non sono mai stato alle Figi prima d'ora. Non c'eri mai stato? Mm-mm. Sul serio? Sì, ho scritto Perla in Paradiso dalla mia casa ufficio di Saratoga Springs. Ok, fammi capire, non sei mai stato alle Figi finora, ma sai dove è sepolta la perla? Esatto, proprio così. Vedi, io ho le mie fonti. Ah, certo, le tue fonti segrete, giusto? Ok. Anche se non sei mai stato alle Figi, tu le descrivi come uno del posto. Ricerche dettagliate. Tutti i miei libri sono così. Non sarebbe meglio vedere i posti di persona, così da sentirne l'energia? Ah, posso trovare tutto in una biblioteca. In biblioteca? Già. Andiamo. Guarda. Non puoi trovare anche questo in biblioteca. Se io faccio bene il mio lavoro, il lettore può starsene comodo a casa sua e girare il mondo usando soltanto l'immaginazione. E se io faccio bene il mio, allora ispirerò le persone ad andare a vedere i posti che ho fotografato. Mi sembra giusto. Già. Mi ricordo la prima volta che ho scattato una foto. Davvero? Mm-hmm. Sì, andavo alle medie e stavo facendo un'escursione in collina con mio padre. Lui amava farle. E il sole tramontava e ci eravamo fermati. La luce era perfetta. Feci una foto al panorama e la portai a scuola con me e un mio compagno di classe fu così colpito dalla mia piccola foto che chiese a suo padre di portarlo su quelle colline. Credo che fosse la prima escursione che avesse mai fatto con suo padre. Già. Che bel ricordo. Sì, molto bello. E in quel momento ho capito che cosa volevo fare per il resto della mia vita. Eh sì. Sai, credo che con le mie foto e i tuoi testi, quest'articolo avrà successo. Beh, si spera. Oh, certo. Sì. Io sto proprio lì, perciò... Ok. Vuoi ancora che ci vediamo domani mattina alle 8? Sì, alle 8 va bene. Magari alle 8:15. Aspetterò. Grazie, Alex. Ciao.
Ben Watson ti ha già dato l'articolo su quell'altura in Cina. Ieri pomeriggio. Affascinante. Te lo sto dicendo soltanto perché mi serve qualcosa di fantastico da te e in tempo utile. D'accordo, ti prometto che lo avrai. Un secondo. Sharon, posso richiamarti? Ok. Grazie. Pronto? Ciao, Alex, sono Colin. Cosa ti porti di preciso per un'escursione di 3 giorni? Ah, da quanto vedo ti sei portato l'intero guardaroba. Beh, volevo solo essere preparato. Sì, ma sei preparato se porti le cose giuste. Ok, vediamo. No, trattengono l'umidità. Queste hanno 5 stellette su internet. E ne hanno 0 nella foresta pluviale. Non sono impermeabili, la suola fa pena. Vanno bene per camminare in un parcheggio. No. Sono occhiali da sole, Alex. Non sono polarizzati. Non vedrai bene così. Sarà una fantastica esperienza. Può essere una fantastica esperienza. Con i vestiti giusti e il giusto atteggiamento ti potresti divertire. Potremmo essere 2 piccoli Blake Montoya. Eh? Forza, andiamo a fare shopping. Ok, faccio una lista al volo. No, non faccio liste, è tutto qui dentro. Io le faccio invece, mi servono, mi calmano la mente, ci metto un attimo. Andiamo o no? E se ci dimentichiamo qualcosa? Ma se ti dimenticherai una cosa, dimenticherai anche di metterla nella lista. Che cosa? E muoviti. Ma questo non ha senso. Uno la mette nella lista, così non la dimentica. Aspetta, quindi se il tuo capo sceglie la storia della perla per la copertina, avrai una promozione? Sì, e avrò più controllo sul genere di servizi che facciamo e quando diventerò direttore creativo ne farò di più come questo. Salve, ce ne dà 2, per favore. Le hai mai assaggiate? Noci di cocco? Queste sono New Damo, sono un tipo di cocco, sì. Grazie. Forte, grazie. Vinaca. Sono una meraviglia. A tutte le nuove esperienze. Ehi, devo dire che è molto più dolce di quanto credessi. Lo vedi? Non puoi capirlo da un libro, giusto? Grande. Già. Ecco, tenga, vinaca. Quindi se noi non facciamo una foto della perla, non avrai né la promozione né tantomeno la copertina. Già. Ma ho un'arma segreta. Tu. Senti, ti piace il beige? Beh, preferisco il blu. Prova questi. Oh, una doccia solare. Che cos'è? Doccia solare. La riempi d'acqua, la appendi a un albero, il sole scalda l'acqua e quando hai finito devi solo metterla nello zaino e andare. È davvero una forza, guarda. Non molte donne che conosco farebbero la doccia usando un sacchetto appeso a un albero, ma... Già, gli basta leggerlo. Salve. Un bel po' di cose. Già, c'è una spedizione in programma. Oh, guarda quelle. Ah, perline blu. Fanno riferimento alla leggenda, giusto? Trovi la perla blu e trovi il vero amore. Già, peccato che nessuno l'abbia trovata. Tutte quelle relazioni condannate. Il nostro Colin qui ci ha scritto un libro. È un romanzo, ma comunque. Aspetti, Colin. Lei è Colin Page? Sì. Oh mio Dio! Ho letto il suo libro! Ho letto tutti i suoi libri! Papà, papà, vieni qui! Che c'è? Lui è l'autore di Parla in Paradiso! Blake Montoya! In persona! Ma è un piacere conoscerti! In realtà mi chiamo... Io sono Malakai, questa è mia figlia Daniela! Ciao, Daniela, la mia amica! Ciao, Alex Anderson, piacere di conoscerti! Adoriamo quel libro, ha triplicato i miei affari! Le persone vengono da tutto il mondo per trovare la perla blu! Bula! Ma se ne vanno a mani vuote! Loro sono qui per trovare la perla. Che romantici. E quando vi sposate? No, non siamo. È una relazione professionale. Professionale? Io sono una fotografa del Natural Discoveries Magazine. È incredibile che il vero Blake Montoya sia qui nel mio negozio. In effetti non sono Blake Montoya. Lui è un personaggio che ho creato. Io sono uno scrittore e mi chiamo Colin Page. Sono Colin Page. Ah, lo so, ma che differenza può esserci? L'hai creato. Blake Montoya ti dovrà assomigliare, no? Ehi, Daniela, chiama tua madre, dille di venire qui. Non è il caso, dai. Le mando un messaggio. Un secondo. Me lo autografi? Certo. A Malakai, Malakai. Ok.
E a Daniela. Certo. Conoscete per caso una guida locale che ci aiuti a fare un'escursione? Sarà per me un onore accompagnare te e la tua fidanzata a cercare la perla. Tutto gratis. Partiamo domani mattina? Ah, sì, sarebbe grandioso. Ma sei sicuro? Insomma, sono 3 giorni del tuo tempo. 2 giorni. Ci sono strade. Andremo in auto. Ah, una buona notizia. No. Devo fare delle foto per la rivista, quindi niente auto. Possiamo fermarci ogni tanto a fare le foto. Posso venire, vi prego? Mia figlia adora le escursioni. Più siamo, meglio è. Comunque invieremo le foto al tuo caporedattore prima se andiamo in auto e non a piedi. Ho un mondo di cose da imparare da un esploratore come Blake Montoya. Non riuscirò a farglielo capire, vero? No. Ah, perfetto. Sorridete? Beh, mio caro Blake Montoya, spero tu abbia fatto ricerche. Allora, queste scarpe sembrano molto pesanti. Sono davvero le migliori? Ah, certo, sono il meglio del meglio. Oh. Ok. Bula Vinaka, salve. Allora, si chiama Sarita? Sì. E lavora qui in biblioteca? Ah, voglio solo intervistarla per l'articolo. Sa qualcosa sulla perla? Esatto. E poi credo sia importante il punto di vista dei locali, capisci? Hanno informazioni uniche, può essere un valido contributo. Ma io credevo che fossi tu l'esperto. Oh, lo sono. Ma c'è molto da scoprire sulla perla e poi farai delle bellissime foto se non le hai già fatte. È proprio qui. Sarita? Colin! Ah, ciao! Oh, che gioia vederti! Bula Vinaka! E lei? Ciao, sono Alex. Piacere di conoscere. È un vero piacere. Tutti e due. Prego, sedi. Grazie. Ho trovato quel diario, Colin. Oh, è meraviglioso, Sarita. Oh. È una raccolta di mappe fatte a mano, appunti e anche qualche poesia. Poesie? Scusa, è possibile sfogliarlo? Vorrei... Il mio bisnonno scriveva molte poesie alla sua amata moglie che lo aspettava. Oh, che dolce. È come avere una storia d'amore proprio sotto i tuoi occhi. Posso scattargli qualche foto? Ma certo. Lo si può leggere in modi diversi. Puoi vederlo per quello che è o per quello che vorresti che fosse. Ok. È una cosa meravigliosa. Sarita, lo apprezzo davvero. Sì, anch'io. Ed è bello parlarti finalmente faccia a faccia. Si può capire molto dalle facce. Ti dispiacerebbe se lo prendessi in prestito per qualche giorno, solo per avere il punto di vista del tuo bisnonno. E io ti prometto che lo proteggerò con la mia vita. Non ho il minimo dubbio che lo farai. Ah, ti ringrazio. Questa è una svolta. È fissato con le ricerche. Perla dell'amore. Ormai perse le tracce, volsi le spalle alle rocce. Lungo il sentiero di lacrime e affanni, caddi in un sonno lungo 50 anni. Mi svegliarono i tuoi occhi scintillanti come brace, e li vidi riflessi dove il tuo amore eterno giace. Ciao! Ciao! Ehi. Sei uscito? Sì, ho pensato di fare una piccola pausa. Certo. E com'è quel cibo? È eccellente. Bene. Già, molto, molto buono. Volevo soltanto dirti, ecco, quanto sia eccitato per domani. Davvero? Certo. Dai. Questo è il segnale che devo tornare a lavoro. No, ma... devi ballare con me, andiamo. Sembra divertente, coraggio. No. Andiamo, balla con me. Oddio, non ballo da non so quanto tempo. Avanti, lo so che sei capace. Devi solo scioglierti un po'. Dai, non ti guarda nessuno, sta tranquillo. Stai andando bene, vedi? Blake Montoya sa ballare, no? Beh, peccato che non sono Blake. Amo questa musica. Mm.
È bello, vero? Sì. È divertente. Sì, hai ragione. Senti qua, ora no, sì che puoi farmi vedere come sai ballare. Dove vai? Scusa, dovrei lavorare un po'. Sono costretto, purtroppo, ma ci vediamo domani. Di buon'ora. Ok. Dormi bene, Alex. Colin. Ok. Buona serata. Ricardo. Ehi, sei perfetta, sembri un personaggio dei miei libri. E tu sembri pronto per un'escursione nella foresta pluviale. Ah. Ciao! Ciao! Ciao ragazzi! Pula! Saltate su! Eccoci! Grazie! Ok. Ho portato la mia fotocamera, puoi darmi dei consigli? Certo, sì. Grazie. Ero nella redazione dell'annuario al liceo. Ah, che bello. Io credo che la chiave sia trovare qualcosa che ti appassioni, qualcosa che davvero ti ispiri. Oh, è davvero bellissimo. Sì, lo è. Beh, andiamo, signor Montoya. Dobbiamo entrare lì, vero? Sì, è una giungla, Colin. Non avrai paura dei ragni? Perché? I ragni? Maledizione. Ok, non mi piace affatto. Lake Montoya, già. Oh, Malakai. Che cos'è? È un'orchidea tanimotia. Com'è possibile? Wow. Una cosa? Una tanimotia significa piangere nel sonno. È bellissima ed è il fiore nazionale delle Fiji, se non vado errato. Sì, ma cresce solo sull'isola di Taveuni, a nord-est di qui. Mai vista su quest'isola. Significa qualcosa, magari. Già, a volte le cose capitano quando non ce lo aspettiamo. È davvero bella, in effetti. Sì. Bellissima. Ehi!
Grazie, okay? Sì, sto bene, grazie. A posto. Scusa, a volte sono troppo presa a scattare una foto. Dipende dalle scarpe, lo sai che servono quelle adatte, con le guarnizioni impermeabili. Sì, ce le ho. Chi te l'ha insegnato? Una donna davvero molto saggia. Mm-hmm. Una che sa quello che fa. Giusto, sa quello che fa. Wow, non ho mai visto tante sfumature di verde in tutta la mia vita. Questo perché non esci mai di casa. Lo sai che il colore verde ha davvero effetti sulle persone? Agisce sul cervello, può renderci più creativi e dei lettori migliori. Si ritorna sempre alla lettura con te, vero? Oh, attenzione qui! Guardate, un vecchio balabala! È bellissimo. Molto interessante. Vuoi provare questa? Sul serio? Certo, avanti. Grazie. Figurati. Oh no, mi dispiace. Ah no, tranquilla, tutto ok. Ti sei fatta male? No, niente, ma l'obiettivo... Non credo che la lente si sia rotta. Dovrei avere delle salviettine imbevute nello zaino. Faccio subito. Credevo di averle messe qui. Le hai trovate? No. Le avrò lasciate in camera e questo è l'unico zoom corto che ho. Me lo dai un secondo? Ok, ma non pulirlo con la camicia. Si raffia la lente. Lo so. L'acido tannico del tè nero agisce come un detergente non abrasivo. E scioglie lo sporco. Ecco qua. Com'è nuovo? Incredibile. Dove l'hai imparato? Ho fatto qualche ricerca. Sul tè so un bel po' di cose. In diamanti a Dubai. Blake Montoya dà la caccia a un esportatore che contrabbanda gemme dall'Europa in casse di tè. Blake Montoya colpisce ancora. Grazie. Di niente. Allora, cos'altro fa il tè? Ecco, ha effetti diuretici, è un antiossidante. Aiuta a proteggere dalle malattie cardiache, dal cancro. Le cose che può fare sono veramente tante. D'accordo. Ora ci accamperemo per la notte. Ah, fantastico. Sono esausto. Ah, ma non qui. Laggiù. Laggiù? È troppo ripido, però. Tenderemo una fune di sicurezza e scenderemo. Per caso ha detto che scenderemo con una fune? Ok. Tutto pronto. Chi va per primo? Colin? Io credo che dovrebbe scendere prima uno di noi. No, ce la faccio, Alex. Vado io. Così guardi come faccio. Alex, è una corda, non è complicato. Sul serio, io ti posso aiutare. Sta tranquilla, eh? La lancio e poi scendo, no? Lancio giù la corda. Perché non glielo dici che non l'hai mai fatto prima? Ok, ragazzi. Ci vediamo di sotto. Che sarà mai? Tutto ok? Arrivo subito. Tranquilli. Sto bene. Andiamo. Ehi, aspetta, non ti muovere. Tutto a posto, né niente. Sto bene, tranquilla. Sei sicuro? Sto benissimo. È stata una bella caduta. Ah, sicuro? Dobbiamo piantare le tende. No, a questo possiamo pensarci io e Daniela. Uno di voi raccolga la legna per il fuoco. Lo facciamo insieme. Legna, certo. Colin, da questa parte. D'accordo. Vieni. Tutto a posto.
Sai, potevo aiutarti prima. Che cosa avrebbe fatto Blake Montoya? Sarebbe stato il primo ad afferrare la corda, come te. Appunto. Devo essere sincero. È stato eccitante. O meglio, lo è stato finché non è diventato doloroso. E che dolore. Sì, si intuiva. Scusa, posso chiederti cosa ne pensa il tuo fidanzato di te che te ne vai in giro per il mondo a fare foto a vulcani, animali selvatici, eccetera? O è troppo personale? No. No, non è troppo personale. Beh, girare il mondo per fare foto a vulcani, animali selvatici, eccetera, è la ragione per cui non ho un fidanzato. Nelle relazioni le persone vogliono passare il tempo insieme. Lo immaginavi, vero? Direi di sì. Sì. E che mi dici di te, mister romanzi rosa barra d'avventura? Insomma, le donne faranno la fila davanti casa tua. Ah, certo, è vero. Infatti ho traslocato in un condominio coi cancelli. No, a parte gli scherzi, io ho delle storie, ma non sono mai destinate a durare. Perché? Perché loro si aspettano Blake Montoya. E io non sono Blake. Perfino Malakai e Daniela se lo aspettano. Sai, lui è l'avventuriero che se ne va in cerca del pericolo. E Colin Page è lo scrittore che sta in una camera tutto il giorno da solo a raccontare storie per vivere. Sì, ma Colin Page è in gamba. È gentile. Ha il senso dell'umorismo. È pure di bell'aspetto. Davvero? Forse, sì. Forse è di bell'aspetto? Mm-hmm. È carino? Solo un po'. E nella foschia dell'alba la videro. Potrebbe essere quella, chiese Valencia. È la perla? Blake avvicinò la testa e vide il magnifico luccichio opalescente. Alla fine l'avevano trovata. È un onore leggere il tuo libro con te. Papà, non interrompere, c'è la mia parte preferita. Si baciano dopo aver trovato la perla blu. Credi che la perla sarà così quando la troveremo? E ci sarà perfino la conchiglia. Questa è un'informazione riservata. Ecco. Notte stellata. La perla dell'amore. Ormai perse le tracce, volsi le spalle alle rocce. E lungo il sentiero di lacrime e affanni, caddi non sono lungo 50 anni. Disturbo? No. Ehi. Oh. Tieni. Guanabana, un frutto delle Figi. È buonissimo, grazie. Non l'avevi mai assaggiato, vero? No. Ho l'impressione che sia la tua prima volta alle Figi. L'hai capito dal primo giorno di escursione? Eh sì, direi da quando hai messo piede nel mio negozio. Oddio, era così evidente. Malakai, devo essere onesto con te. Sono un truffatore. Lo sono sul serio. Sai, io non direi, amico mio. La sola persona che puoi essere sei tu. No, c'è qualcosa che devo dire ad Alex di cui lei non ha idea. Non so dove sia la perla. Ah, lo so. Lo sai? Certo, nessuno lo sa. È una favola, è un mito. Per gli affari va bene, è una bella storia. Vengono da tutto il mondo per trovare la perla blu. Ma nessuno ci riesce. No, Malakai, scusami. Ecco, guarda, io so all'incirca dov'è. È al di là del fiume. È lì, ma non so il posto esatto dove è seppellita. E io speravo che in questo diario ci fosse, non lo so, magari qualche indizio o una pista che potesse... Vedi, lui l'aveva trovata. Beh, diceva di aver trovato la perla, sapeva dov'era. Forse dovresti chiederti se l'ha trovata. Perché l'ha lasciata lì? Senti, il mio amico Q gestisce un ecovillaggio non lontano da qui. È più o meno a 3 chilometri. Suo padre, Akamu, conosce bene quella leggenda.
Magari può aiutarti. Davvero? Ma certo. Sarebbe favoloso. Colin. Buonanotte. Buonanotte. Grazie ancora. Buonanotte, Daniela. Notte. A domani. Il sentiero di lacrime e affanni. Caddi in un sonno lungo 50 anni. Mi svegliarono i tuoi occhi scintillanti come brace e li vidi riflessi dove il tuo amore eterno giace. Non sapevo che fossi un poeta. No. È la poesia che il bisnonno di Serita aveva scritto a sua moglie. Una poesia d'amore. Ed è... Non lo so, questo diario è pieno di... Ecco, di disegni, di fiori pressati. Qui c'è il disegno di una cascata. Cosa significheranno tutte queste cose? Non lo so. È un mistero. Parlando di misteri, guarda che bello. Amo il cielo notturno. Mio padre mi portava in campeggio quando ero piccola e io volevo sempre dormire sotto le stelle. Lo adoravo ed è ancora così. Guarda quella costellazione, dritta davanti a noi. È il Sagittario. Scommetto che ti piace, ha la forma di una teiera. Di una teiera, come? Già. E accanto al Sagittario c'è l'Aquila. Conosci le costellazioni? Sì, beh, ecco. Ho letto l'Odissea quando ero in terza media e mi sono appassionato alle stelle. Mm-hmm. L'ho letta. Davvero? L'ho amata, grandissimo libro. È bellissima, sì. Sì. Mi ha fatto venire voglia di imparare tutto quello che potevo sulle stelle. E a me di girare il mondo. Già. Ho sempre voluto fare un bel servizio sull'astronomia per la rivista. Sai, vorrei farlo creando una sorta di mappa, capisci? E inizierei dal nord, dal nostro emisfero, e farei vedere tutte le costellazioni che si incontrano andando a sud. È una grande idea. Sì. Perché non l'hai fatto? L'ultimo direttore creativo ha detto no, quindi ho lasciato perdere. È una bella idea. Promettimi che ci ripenserai, perché quello è un viaggio che piacerebbe fare anche a me. Davvero? Sì. Allora lo terrò nella mia riserva segreta. Beh, sono molto stanca. Vai a dormire? Sì. Ehi, Alex. Sì? Fa dei bei sogni. Anche tu. È questo l'ecovillaggio di cui parlavi? Sulle mappe non lo trovi. Lo gestisce il mio amico Q. Una volta ci viveva sua nonna. Il villaggio era stato abbandonato. Ma lei voleva preservarlo. Credo sia interessante intervistare il padre di Q per l'articolo. Sì, sarebbe bello. Guarda che posto. Ho già chiesto a Malakai. Sì. Amico mio. Ah, finalmente. Ah, sono contento di vederti, Q. Sono contento anch'io. Ti ricordi mia figlia Daniela? Certo. È bello rivederti. Anche per me, Daniela. Lui è Colin, il famoso autore di Perla in Paradiso. È un piacere conoscerti. Tanto. E Alex, una famosa fotografa americana. Molto piacere, Alex. Piacere mio. Colin può intervistare tuo padre? Ora non è qui. Ma verrà da noi a cena, puoi vederlo stasera. Sì, sarebbe perfetto, grazie. Prego, venite con me da questa parte. Come va qui? Tutto bene, amico. Sono felice di vederti, hai fatto dei cambiamenti. Sì, ti piace? Ah, sì. Grazie tante di averci invitato a cena, signora Camo. Solo a Camo. A Camo, scusa. Ecco, Alex e io lavoriamo a un servizio insieme sulla Perla Blu per la rivista per cui lavora. Natural Discoveries. Io faccio le foto e lui scrive l'articolo. Già, e Malakai ha detto che sai molte cose a proposito della Perla. E anche tu. Conosco il tuo libro. Un bel racconto. Grazie. Quindi... Devo chiederti per forza una cosa. Tu credi che la descrizione della perla nel mio libro sia... Vuole sapere se è all'altezza della tua esperienza in merito? Non l'ho mai vista.
Scusa, sono confuso. Allora, come lo sai che esiste? Perché lo so. Un inglese scrisse della perla molti anni fa. Giusto, giusto. Ho il suo diario. Vuoi che vada a prenderlo così lo vedi? C'è una leggenda poco nota fra il mio popolo che parla delle origini della perla. Sì, la leggenda del pescatore. Vedo che hai fatto delle ricerche. Un momento, questa leggenda non c'è nel tuo libro. No, so solamente della sua esistenza. Non si trova niente online. Non c'è niente di scritto. Si tramanda soltanto a voce. Tu la conosci? E ti va di raccontarcela? Circa 600 anni fa c'era un povero pescatore innamorato della figlia di un ricco aristocratico che non voleva si sposassero. Un giorno, mentre stava navigando e raccogliendo molluschi lungo un affluente del fiume Navua, trovò una conchiglia gigante. La conchiglia si aprì, rivelando una bellissima e rara perla blu. Il pescatore era quasi in estasi. Che fortuna! Pensò che se avesse regalato la perla alla ragazza, avrebbe dimostrato a lei e alla sua famiglia di essere un uomo degno di chiederla in moglie. Così la mise in una scatola di legno per portarla alla famiglia. Ma durante il viaggio di ritorno, un temporale si abbatté sulla piccola barca e la perla finì di nuovo in acqua. Il pescatore era disperato, non aveva nemmeno il coraggio di farsi vedere dalla ragazza. Passò il resto dei suoi giorni a cercare invano la perla. Pianse nel sonno per 50 anni. Nei secoli successivi, l'affluente si prosciugò. E si dice che siano le lacrime versate per decenni dal pescatore quelle che ora scorrono lungo le sponde rocciose. Secondo la credenza, la perla rappresenta l'amore che la ragazza e il pescatore dovevano coronare. Aveva passato tutta la vita a cercare la perla, invece di cercare il cuore della ragazza. Credeva che la perla l'avrebbe reso degno del suo amore. Ma quello lui ce l'aveva già. Aveva perso la fede in lei. La perla in sé non aveva alcun valore. Il suo valore è quello che ciascuno le dà. Trova l'amore perduto del pescatore e troverai la perla. Ma ora basta parlare, prego. Mangiate. Sì. Ha un aspetto molto invitante. Alex. Ehi. T'è ghiacciato. Ah, sì? Ah, è perfetto per il clima. Vedo che ti stai adeguando, eh? Ah, a piccoli passi. Salute. Salute. Neanche tu riesci a dormire, eh? No, troppo eccitata per domani. È come quando ero ragazzina. Non dormivo mai la sera prima di partire con mio padre per una delle nostre avventure. È che sento che siamo così vicini. Già. Mia sorella mi ha chiesto che cosa faremo della perla se la troviamo. Tu che vuoi farne? Donarla a un museo. Ah, giusto, buona idea. C'è un bel museo a Suva, in effetti. Davvero? Sì, il mondo la deve vedere. Magari ispirerà le persone a venire qui. Sì, sì, è vero. Buono il tè. È anche biologico. Lo sapevo. Eccoci. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, Daniela. Come va? Voi come state? Bene, come hai dormito? Perfettamente. E voi due? Come un bebè. Troppi insetti. Ma Malakai, dov'è la tua roba? Ha piovuto nel sud dell'isola e c'è il rischio di allagamenti. Akamo mi ha chiesto di restare qui a dare una mano. Voi due ce la fate a completare il resto del percorso da soli, vero? Certo. Sì. Prudenza e ci vediamo quando tornate. Con la perla. Con la perla. Esatto.
Ehi, grazie di tutto. Pioggia nel sud dell'isola? Certo. Mi sembrava credibile. Devono farlo da soli. Lo sai, Daniela? Sì, lo so. Che meraviglia! Guarda me. Ora guarda di là. Ottimo. Ehi. Grazie. Per averti fatto una foto. No, grazie di aver avuto l'idea dell'articolo. Non sarei venuto qui senza di te. Sei molto dolce, Colin. Beh, non c'è di che. Non posso, scusa. Che cosa? Di che parli? Certo che puoi. Il problema è che c'è una cosa che devo dirti, Alex. Qualcosa su cui dovevo essere sincero prima ancora di venire alle Figi. E cioè? Non so esattamente dov'è sepolta la perla. Ok, ma tu... tu sai all'incirca dov'è, vero? Mi prende in giro? Mi dispiace, credevo che avrei avuto altre informazioni dal diario e dalle interviste. Non ci posso credere, e me lo dici adesso? Volevo farlo prima, ma poi mi hai detto di quanto tenevi alla promozione e a ispirare le persone. E mi dispiace, mi dispiace. Ma perché mentirmi? Ti dispiace spiegarmelo? Non l'avevo previsto e non volevo deluderti. Per la prima volta potevo vivere in modo avventuroso ed eccitante, come il frutto della mia immaginazione, di cui non sono all'altezza neanche un po'. Insomma, lui sa sempre che cosa dire e chiaramente io no. E quando tu hai chiamato e mi hai offerto quest'opportunità, avevo paura, non volevo venire, ma ero anche così eccitato e ho creduto per un secondo che se fossimo riusciti... Se avessimo trovato quella perla, tutto si sarebbe sistemato. Invece, non ho fatto altro che dimostrare che sono un fallimento. E mi dispiace di averti mentito, mi dispiace se hai perso tempo e se io ti ho dato delle false speranze, Alex. Credo che possiamo tornare indietro. Colin! Per uno che non sa che cosa dire, hai detto tante cose. E devo essere sincera, se mi avessi detto tutto questo prima a New York, che non sapevi dov'era la perla, avrei fatto questo viaggio comunque. Ma mi avresti voluto con te? Dove siamo adesso? Capisci? Chi lo sa che cosa c'è lì? Chi lo sa che cosa vedremo? Io voglio ispirare le persone e so che vuoi farlo anche tu, ammettilo. Quindi facciamolo. Andiamo avanti. Sei con me? Sì. Cosa abbiamo da perdere? Bene. Wow, è bellissimo. Ok, secondo questa mappa, sì? Ci deve essere un ponte a 1,5 chilometri da qui. Dovremmo tornare indietro lungo il fiume fino... No, no, io dico di guardarlo. Dai, non sembra profondo. No, ma si muove. Eppure in fretta. Ma no, figurati, è molto facile. Ascolta, le cose importanti in una sacca stagna. E che cosa sarebbe? Wow,
Sei ultra equipaggiata. E ora si va. Buona fortuna. Alex! Alex! Ehi! Eccomi! Tranquilla! Tranquilla! Aspetta! Tieni questo! La prendo io! Dammi la mano. Tutto ok? Sì, e tu? Sì. Ecco, te l'avevo detto. Dovevamo passare dal ponte. Il ponte? Mi dispiace. Allora ti darò retta d'ora in poi. In ogni caso, devo dire che siamo una grande squadra. È vero. Proprio vero. Ora ci manca solo la perla, no? Già, già, la perla. Sai una cosa? Non mi importa più della mia promozione. No? No. È assurdo. Non ho pensato più al mio libro da 3 giorni. Già. Voglio solo trovare la perla. Io voglio che la troviamo insieme. Dico davvero. E credo che ora dovremmo muoverci. Siamo così vicini. Già. Cosa? Che cosa c'è? Aspetta, va. Stai piangendo? No, è solo un moscerino nell'occhio. Beh, sembra che tu pianga. Proprio nell'occhio. No, io... Ehi, aspetta. Un secondo. Che c'è? Mi sono ricordata una cosa che Akamo ha detto ieri. Stava parlando del pescatore e dei decenni di lacrime. Esatto, decenni le di lacrime. Le lacrime versate dal pescatore scorrono lungo le sponde rocciose. Tu hai davvero un'ottima memoria. Tutto qui dentro, ricordi? Già. Ehi, posso vedere il diario? Certo. Tieni. Ok. Potresti farmi vedere la pagina che stavi... Ecco, proprio questa, sì. Decenni di lacrime. La cascata. È quella la chiave. È la cascata? Sì. Oh mio Dio, quindi noi adesso siamo qui e la cascata è proprio qui. Ecco dove dobbiamo andare. Perfetto. Sì. Wow, ascolta, la senti? È la cascata. Guarda qui. Hai ragione, questa non la trovi in un libro. Vero? Vieni qui, documentiamo questo momento. Certo. Ok, pronto? Sì. Sorridi però. Uh-huh. 1, 2. Non è perfetta, ma neanche male. Dobbiamo essere vicini. Ecco perché questo posto tira fuori il poeta che c'è in noi. Un secondo. Che cosa hai detto? Dicevo solo che qui è bellissimo e può trasformare chiunque in un poeta. Guarda che posto. Oh mio Dio, la poesia! Ok, le lacrime del pescatore. Sono quella cascata. Quando sembravano perse le tracce, volsi le spalle alle rocce. E il sentiero di lacrime e affanni? E questo fiume cadde in un sonno lungo 50 anni. Che cos'è?
Tanimotia significa piangere nel sonno. Tanimotia. Andiamo. Mi svegliarono i tuoi occhi, scintillanti come brace. E li vidi riflessi dove il tuo amore eterno giace. Riflessi. Riflessi dove il tuo amore eterno giace. Colin, dai, passami il diario. Che c'è? Vieni qui. Guarda. Oh mio Dio. Un secondo, scatto una foto. Ok. Fatto? Sì. Sta attento. Trovato niente? Ehi, forse c'è qualcosa. Davvero? Sì. Alex, credo che l'abbiamo trovata. Sì, l'abbiamo trovata. Aprila. Sì, è bellissima. Chi è degno della perla non può trovare la perla. Tienila così, faccio una foto dove ci sei anche tu. Un secondo, chi è degno della perla non può trovare la perla. Cosa? Cosa? Non possiamo. Perché? Non possiamo fare una foto. Ma a noi non serve solo quello che scriverai, dobbiamo fare delle... Chi è degno della perla non può trovare la perla, perciò non possiamo. Di che stai parlando? L'abbiamo appena trovata. Lo so. Per trovare la perla devi avere fede che la perla esista. Giusto? E una foto invece lo dimostra. È questo che Akamu e Serita cercavano di dirci. Una prova tangibile annulla la fede. E senza la fede... Capisci? La perla non significa più niente. Già, perché rovineremmo la leggenda. Sì. Sì, se il valore della perla è quello che le diamo, allora è una promozione sul lavoro o una carriera di scrittore. È un amore che dura per sempre. È tutto quello che tu vuoi che sia. Ok. Ho capito. Guardare una perla in un museo non è come venire qua giù e trovarla da soli. Esatto. Mi dispiace. Io volevo soltanto ispirare le persone, sai. Puoi farlo ancora. Alex, aspetta.
Bene. Grazie, Malakai. Mi mancherete. Grazie di tutto. Statemi bene, amici. Peccato non l'abbiate trovata. Già, beh, peccato. Grazie, Malakai. Allora, fa buon viaggio, Colin. Ciao, Alex. Lo so. Cosa farebbe Blake Montoya adesso? No, Colin Page. Che cosa senti? Sento tante cose, ma... Sei uno scrittore. Fa quello che fai meglio. Grazie, Malakai. Grazie. Mi hai dato un'idea. Andiamo. Ciao Derek, sono Colin. Pronto? Colin? Sì, bello, mi senti? Sono in hotel. La linea è disturbata? Dicevo che sono tornato in hotel. Il telefono si sarà bagnato. Comunque, mi senti? Allora, hai trovato la perla? Dimmi che hai trovato la perla. No, ma ho una meravigliosa idea per... l'articolo. Ripeti, non sento. Ho detto che ho una meravigliosa idea per l'articolo. Quindi l'hai trovata? Ascolta, sto per... Ok, senti, un po' di pazienza e ti manderò un articolo. Sarà un pezzo meraviglioso. Oh, questa è un'ottima notizia. Chiamerò l'editore e glielo dirò. Perfetto, grazie. Te lo manderò stasera. Ciao. Sharon, ho ricevuto delle ottime notizie. Hanno trovato la perla? Per forza. Colin mi ha assicurato che l'articolo sarà meraviglioso. Sarà la storia di copertina. Aspetterò con ansia, allora. Alex? Sì? Ah, salve. Sa dov'è la donna che sta in questa camera? Se n'è andata, signore. Da pochissimo. Grazie. Ehi, Alex! Ehi, Alex! Stai andando via? So che hai scritto l'articolo. Sì, volevo appunto parlartene. Non serve, ho sentito il mio editore. Lei mi ha illuminata. Davvero? Sì. Complimenti. Hai avuto il tuo articolo e neanche una foto. No, un secondo, lasciami spiegare. Ho capito, Colin. Ti importa solo di te e di vendere più libri. Alex! Cosa... Ma perché tradirmi così? Giuro che non capisco. Oh, mi dispiace. È stato lui a dirmi di mantenere il segreto, di avere fede. Invece fa tutto il contrario di quello che ha detto. A volte le persone non sono quelle che crediamo. Già, non parlarmene. Wow! Da quando sei così ordinata? Io proprio non capisco. Non ha il minimo senso per me. Insomma, era così divertente, in gamba. Insieme siamo un'ottima squadra. Siamo? Mm? Hai parlato al presente. Davvero? Ho sbagliato, volevo dire eravamo un'ottima squadra. Ho appena letto l'articolo, lo devo dire. È brillante, lo mando alla rivista immediatamente. È fantastico. Avevi ragione, non volevo rischiare col mio nuovo romanzo. Ah, è lo stesso Colin conosciuto una settimana fa? Diciamo soltanto che ho trovato l'ispirazione che mi mancava. Beh, fantastico. Quindi finirai di scrivere Tesori a Taipei? In effetti, no.
ho avuto un'altra idea. Vediamoci nel mio ufficio, Sharon. Ehi, bentornata. Sharon, mi dispiace. Ho sbagliato di nuovo. E capisco perfettamente perché Ben sia il candidato migliore per la promozione. E se vuoi licenziarmi... Fammi capire. Perché dovrei licenziare il mio nuovo direttore creativo? Non mi licenzierai. Ma non... Sono il nuovo? Ok, ma non ho nessuna foto della perla. È più che logico, non l'hai trovata. Ma è il tuo messaggio? No, oh, solamente un malinteso. L'agente di Colin credeva l'avesse trovata, ma aveva solo capito male al cellulare. In ogni caso non importa. Quello che mi serve è una foto di te e Colin insieme. Noi? Per la copertina. Ne avrai qualcuna, no? Sì, sì, no, un po'. Questa è di sicuro la migliore storia di copertina che abbiamo mai pubblicato. Te l'ha mandata, vero? No. Beh, te la inoltro subito. La devi leggere. Partito alla ricerca di una perla magica nascosta nella foresta pluviale di Vitilevu, ho trovato qualcosa che proprio non mi aspettavo. Dopo un'impegnativa escursione di 3 giorni, con un affascinante e brillante fotografa di nome Alex e 2 guide locali, ho aggiunto il mio nome a quelli della lunga lista di avventurieri e amanti che sperano di posare i loro occhi stanchi su una rara perla blu che centinaia di anni fa scomparve fra i vortici di un mare in tempesta. Una perla che ora attende di essere scoperta da qualche parte in una paradisiaca valle baciata dal sole. Alex e io non abbiamo trovato la perla. Ma la nostra ricerca ci ha regalato qualcosa di più prezioso. È solo quando apriamo il nostro cuore, pronti ad affrontare i rischi dell'ignoto, che la vita ci rivela i suoi tesori. E i nostri cuori diventano capaci di amori 1000 volte più forti di quanto abbiamo mai immaginato. Se credi che ci sia della magia là fuori, beh, sta a te scoprirla. Alex l'ha sempre saputo. E mi ha ispirato a intraprendere un diverso tipo di viaggio. No, non ho trovato la leggendaria perla blu. Ma ho capito chi voglio essere e con chi voglio stare. Perché alla fine, la più grande avventura di tutte è l'amore. Alex, c'è una consegna per te. Gli dico di salire? Sì, grazie. Ciao. Ciao, Alex. È bello sentire la tua voce. Ho letto l'articolo. Sì? E che cosa ne dici? Beh, alcuni dettagli tecnici non sono realistici, secondo me. Ragazza spiritosa. Certe conversazioni vanno fatte di persona e con dei fiori. Lo pensavi quello che hai scritto nell'articolo? Alex, sono qui nel tuo ufficio con dei rari fiori portati dalle Figi, il che forse fa di me ufficialmente un contrabbandiere internazionale. Certo. Pensavo ogni singola parola. Voglio solo che tu sappia che a volte sono poco organizzata. A me piace. E che né adesso né in futuro farò mai una lista. D'accordo. E non mi piace il tè. Su questo ci lavoreremo. E? La leggenda dice che solo il vero amore troverà la perla e tu hai scritto che non ci siamo riusciti. Un secondo. Non è la perla blu, ma è la nostra. Fammi vedere.
più bella che abbia mai visto. Tu lo sei. Andiamo. Voglio esplorare la barriera corallina. Arrivo, devo solo finire il capitolo. Potrei dirti come va a finire, lo sai? Non ti azzardare. Andiamo. Thank you.